Ancora sfere di carta su Arte per te. Stai Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi faremo un'altra decorazione a forma di sfera e sempre di carta, ma con una tecnica totalmente diversa da quella che vi ho mostrato la volta scorsa e che vi allego qui nelle schede informazioni. Allora, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra sfera di carta. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra pallina di carta. Molto semplice. Allora, dell'attaccatutto o della Vinavil, ma con l'attaccatutto vi sbrigate enormemente prima. Ci occorrerà anche un dotter e poi, se volete, a vostra discrezione, una perlina che si accordi col colore della vostra carta. Un pochino di cordoncino per fare il gancetto della pallina. Un paio di forbici, una matita, un righello o squadretta, un compasso e poi la carta che preferiamo. Io ho scelto queste carte, che sono carte che fanno parte di un blocco che ho comprato alla Lidl. Farò delle palline con appunto fantasia mista. Innanzitutto dobbiamo creare i nostri pezzi, che sono fatti da tanti cerchietti di carta. Prendiamo uno di questi cartoncini, prendiamo la squadretta, la matita e il compasso e vi insegno a fare il cerchietto così come serve a noi. Innanzitutto io traccerò una linea di 4 cm e segnerò il centro, 2. Prendo il mio compasso e lo apro puntandolo sul centro di 2 cm, quindi faccio la circonferenza sulla linea che ho segnato. A questo punto, con l'ago del mio compasso, punto il punto in basso in cui la retta tocca la circonferenza e sempre con apertura 2 cm segno 2 punti all'estremità della circonferenza, quindi faccio una semicirconferenza e i 2 punti in cui tocco con la circonferenza del primo cerchio sono i punti che determineranno i 3 lati del mio triangolo. Quindi unisco il punto 1 al punto 2, così, il punto 2 all'apice, così, e dall'altra parte la stessa cosa. Ok, e il mio triangolo è bello formato. Adesso io ve ne faccio vedere una, quindi prendo la mia carta, ritaglio il mio cerchio e poi, sempre con l'aiuto della matita, ripasso, o con un dotter, quello che avete a portata di mano, ripasso i 3 lati del triangolo in maniera abbastanza tenace, così, uno, con un dotter sarebbe meglio. Quindi piego i lati del triangolo verso fuori. Devo fare 20 di questi pezzi che poi verranno assemblati insieme creando la mia sfera di carta. Allora, prepariamoci 20 di questi pezzi tondi di carta e naturalmente variate le texture o fatele tutte di un unico colore, come preferite voi. Io continuo. Allora, ho diviso i miei 20 dischetti in 2 gruppi da 5 e un gruppo da 10 e adesso vado ad assemblarli insieme. Assemblo prima il mio primo gruppo da 5. Cosa faccio? Prendo i miei triangolini, calco bene le linee di piega, quindi metto un pochino di colla su un lembo piegato, così. Prendo un altro triangolino e lo adagio. E voilà! Accanto a quello appena adagiato metto un altro pochino di colla, prendo un altro triangolino e lo adagio. Prendo un altro triangolino alternando le fantasie della carta. Se utilizzate una carta tutta uguale non avrete il problema di stare lì a contare
quanti di una fantasia avete messo piuttosto che di un'altra. Io qui devo alternare, sennò mi viene monotona, no? E poi gli ultimi due lembetti li intingo di colla entrambi e vado ad agganciare il mio ultimo pezzettino. Prima da una parte, così, quindi ben messo, voilà, e poi dall'altra. E abbiamo creato una sorta di cupolina, visto? Che sarà la parte più tondeggiante della nostra sfera. Creiamo così anche l'altra cupoletta. Ok, prima di attaccare l'ultimo pezzettino, badiamo bene di inserire l'accetto su una delle due cupoline. Quindi inserisco la perlina, faccio il nodino bassissimo, così, chiudo, lascio la perlina ancora qua un po' in sospensione e inserisco all'interno, tra i cerchietti al centro, il mio gancetto. Quindi metto la colla sui due lati rimasti aperti e incollo. Formo la cupolina, scendo la pallina e anche l'altra cupolina è pronta. Quindi testa e coda della sfera sono realizzate. Ok? Adesso devo fare la banda centrale. Prendo i miei pezzi e li unisco tutti per un lato solo. Vi faccio vedere. Allora, uno, e due. Guardate, come se mettessi in uno la base all'insù, in uno la base all'insù e in uno la base all'insù, giù. Quindi vertice, base. E continuo così a modulare il tutto, quindi vertice in su e base all'insù. L'ultimo va messo accanto sempre con vertice, quindi saranno due vertice, base, vertice, base, vertice, base, in modo che poi io possa fare questo lavoro e attaccare il tutto così. E attacco l'ultimo pezzo, tada, di base e vertice. Adesso prendiamo tutto questo, giriamolo e facciamo in modo che questa linguetta attacchi con questa linguetta. Quindi io metto la colla su questa e giro, pappete, e chiudo il cerchio. È proprio il caso di dirlo, visto? Adesso metto la colla su tutte e cinque i miei lembetti bianchi, da una parte, e attacco ad uno i lembetti della cupolina. 1, 2, 3, 4 e 5. Quando l'avrete tra le mani vi verrà veramente, veramente semplice. E adesso faccio la stessa cosa anche nella parte superiore. E aggancio. Ed eccola la nostra sfera di carta bella e pronta. Guardate che carina e guardate quanto è di effetto. Veramente di semplice realizzazione. Vi posso assicurare che una volta che prendete la mano a fare i cerchietti ci starete 2 secondi. Adesso vi lascio alle foto e io vado a prepararmene altre per il mio bel alberello. A dopo!
Io ve ne vado a preparare altre per il mio bel alberello. Spero vi piaccia. A dopo! Pochi cerchi di cartoncino ed ecco nascere una decorazione bellissima, tutte diverse, potete farle patchwork, laminate, insomma in 250.000 modi, basta che sbizzarriate la vostra creatività. Fatemi vedere le vostre sfere sull'hashtag Natale Arte per Te. Non solo le sfere che fate, tutte le decorazioni handmade che creerete, sarò curiosissima di andarle a vedere e sarò felicissima di commentarle. Io vi aspetto sempre qui su Arte per Te per vivere il più creativo dei Natali, vi aspetto anche su Ombretta e su Due Cuori Una Cappa, gli altri miei due canali, su Facebook, su Instagram, i link li trovate tutti qua sotto e noi ci rivediamo qui per il prossimo video, sempre sul Natale. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto! Alla prossima volta! Sono su Arte per Te, questa è Arte per Te, Arte per Te.